Ehi là a tutti youtubers, benvenuti in una nuova apertura sul canale di PokeShiny. Vi faccio vedere quattro codici. Penso che li abbiate visti, insomma. Sì. Allora, ragazzi, questa mega bustona mi è arrivata ed è stata spedita tramite posta raccomandata. Quindi lo ringrazio anche per questo, perché ovviamente le raccomandate sono la spedizione più sicura che si possa fare. E questa raccomandata che sto aprendo adesso in diretta con voi mi è arrivata da Elma Poke Collection, che come sapete tutti quanti ha vinto la mia raffle per i 2000 iscritti. Scegliendo 36 bustine di Aquapolis, e dove ha trovato, beato lui, però veramente sono contento che l'abbia trovato, cioè che siano stati pacchetti fortunati, ha trovato ben due Lugia Cristallino, che è infatti una delle Cristallino che a me manca per finire il set di Aquapolis. E gentilmente, ed è la prima volta che mi succede, diciamo, perché anche altri utenti hanno vinto le mie raffle, però è la prima volta che un utente decide di farmi un FCBM, diciamo, come ringraziamento per la vincita, quindi io già lo ringrazio per questo. Allora, qui c'è un fogliettino dove mi dice: ciao, spero che questo piccolo FCBM ti piaccia, va benissimo uguale, cioè davvero è stato un pensiero gentilissimo da parte tua. Oddio, io questo non riesco a leggerlo, scusatemi, ma non riesco a leggere, ragazzi. PS, il pack blu, aprilo per ultimo. Allora Elma, se mi dici che cosa è scritto qui, perché veramente non riesco a leggerlo, mi dispiace ragazzi. Boh, vabbè. Comunque poi mi verrà d'aiuto Elma, l'autore dello scritto, per farmi capire che cosa mi ha inviato. Allora, vediamo un po'. Oddio. Già vedo delle carte non epiche di più. Allora, sono queste carte contenute in top loader, però io le tolgo perché ve le voglio far vedere per bene. Cioè, veramente è stato un FCBM fantastico. Già solo per queste carte. Allora, mi ha inviato un Ispion Holo di Aquapolis. Veramente è stato di una gentilezza infinita, perché quando l'ha trovato doppione gli avevo scritto che mi mancava. E quindi ha deciso di mettermelo come FCBM, bellissimo, grazie mille. Poi abbiamo, se riesco a toglierlo perché voglio stare attento. No, due carte! Mi ha detto che ne aveva solo una. No. Ah sì, è vero. Allora mi ha messo un Dark Machamp, bellissimo, del Team Rocket. E uno Zapdos solo del set base, bellissimo. A me adesso mi manca solo una, un'unica holo del set base, anzi ne approfitto per chi l'avesse, la numero 8. La numero 8 la vorrei in italiano e perfette condizioni, quindi per chi l'avesse mi contattasse. Bellissimo, cioè ragazzi, guardate che carte che mi ha inviato. E qui dal retro vedo una carta in giapponese, non so proprio cosa sia, vediamo, nella sleeve di Nubble Victories. Wow, bellissimo, Ispionolo in giapponese. Stupenda, ma è veramente bella. Faccio vedere il retro giapponese, bellissimo. Grazie mille, Elma. Io veramente non so come ringraziarti, perché davvero è stato
un pensiero troppo troppo gentile, perché non me lo sarei mai aspettato un FCBM per una raffle vinta, sinceramente. Allora, mi ha detto che il pack blu lo apriamo per ultimo, quindi qui c'è un po' di carte in questa bustina. Adesso vi faccio vedere. Fantastico, abbiamo un Poliwhirl, Paineco, bellissimo Kabuto, Caterpie, Natu, Corsola, Wooper, Poliwag. Ragazzi, non mi ricordo il simbolo di questo set quale sia. Hondur sicuramente è un set vecchio. Hanno un N, hanno un M, hanno un I e hanno un D, bellissime. Hanno un E, la O, energia dell'arca e muro pericolante. Veramente bellissime, anche perché io amo le carte vecchie. Proprio io amo le carte vecchie. Quindi, veramente grazie. Bellissimo. Poi, ne abbiamo ancora dello stesso set. Io veramente non mi ricordo il simbolo di quale set sia, scusatemi, ma ricordarmi tutti i set è un po' difficilotto. E abbiamo un Oxatu, Teddy Ursa, Oppip, Sindrit, Larvitar, Omanyte, Tyrogue, Spinarak, un bellissimo Scyther, Dunspears, Marip, Kakuna e Guidol sulla foglia che naviga. Beato e Pacifico, bellissime. E poi abbiamo gli ultimi due pacchetti. Guardate come sono belli. Questo blu mi ha detto di aprirlo per ultimo, io lo aprirò per ultimo. E qui abbiamo, allora, due codici di XY, ragazzi, che non so se sono riscattati o meno, però io ve lo faccio vedere, perché come sapete io non utilizzo i codici. Comunque grazie mille lo stesso Elma. E poi diamo due carte giapponesi, che sono un fantastico Tyrogue e come si chiama il Tauros? Non mi veniva. Bellissime, veramente stupende. Ma ragazzi, ci sono delle carte stupende, veramente. Grazie mille, Elma, non so come ringraziarti. I pack ovviamente sono anche fantastici. E poi qui abbiamo un'altra. Aspettate che non voglio romperli più di tanto questi pacchetti, perché me li voglio tenere ovviamente. E abbiamo altre sleeve, sempre con carte coperte, tutto in sleeve, ragazzi, quindi veramente, ecco qua, vedi, ma perché? Ma stava andando così bene, bellissimo questo FCBM. C'è anche di Skyrage, ma ti perdono solo perché di Skyrage, ma Team Rocket. Grazie Elma per questi Magikarp, troppo gentile. No, vabbè, allora, se no, dai, anche di Legendary di Bruno Mars. No, vabbè, ma perché bisogna rovinare questo FCBM così fantastico? No, vabbè, ragazzi, c'è poi, anche Reverse, perché giustamente non basta. No, vabbè. Elma, ci sentiremo in privato poi e te. Ho qualcosina da dirti, ecco, oh, giapponese, beccatevi anche il magico. Ragazzi, sì, bellissimo. Grazie, grazie mille. Allora, ragazzi, a parte i Magikarp che purtroppo mi hanno rovinato, no, ragazzi, veramente ringrazio tantissimo Elma Poke Collection. Grazie mille. Sei stato davvero gentile, ti aspetto per altri TCBM. Ciao ciao!